Ciao a tutti carissimi amici del Go. Allora, questo nuovo video per fare una recensione, la mia prima recensione. In realtà non è che voglio trasformare il canale in un canale di recensioni, anche perché nel mondo del Go penso che ci sia ben poco da recensire. Però ho appena acquistato su Amazon questo bellissimo timer per giocare a Go. È stato progettato dalla DGT, che è un'azienda del nord Europa che progetta cronometri per far partite a giochi da scacchiera, per cui tipicamente scacchi, dama e quant'altro. Nella confezione potete leggere per l'appunto che è stato progettato con il Japanese Yoyomi per Shogi e Go. Si presenta in una scatolina in sé molto piccola, anche perché il timer non è grandissimo. E una volta aperta la scatola, vedete, dentro ci sono i manuali di istruzioni in tutte le lingue del mondo, ad eccezione dell'italiano, ma questo non è un problema perché è estremamente semplice da adoperare. Si presenta così e una volta tirato fuori dalla sua confezione, possiamo notare intanto che si alimenta con una semplicissima batteria a stilo. Ok, non ho ancora avuto modo di verificare la durata, però insomma ritengo che non consumi poi tanto. La batteria va qui dentro, eccola qui, e al di là di quello che c'è scritto nelle istruzioni cartacee, qui sotto c'è un semplicissimo schema dove spiega tutto quello che c'è da fare per cominciare ad impostarlo. Qui sopra per l'appunto abbiamo i tasti di funzione, questi quattro qui, e i tasti per passare il turno. Come funziona allora? Una volta acceso, in questo modo qui, vedete, lui ci propone quanto tempo vogliamo far durare la nostra partita, per cui facciamo finta che la vogliamo far durare, vedete, 10 minuti, in questo modo qui, ok? Poi ripremendo questo tasto, vedete, chiede il Yoyomi, quindi da quanti secondi farlo, poniamo che vogliamo farlo da 30, e quanti Yoyomi fare. Facciamo che vogliamo fare 5 Yoyomi da 30 secondi. Eccoli qua. Ecco, il timer è pronto per partire e vedete, così ogni giocatore ha la possibilità di andare avanti. Per quello che costa, devo dire la verità, è un giocattolino interessante. Se vogliamo, l'unica pecca è che quando lo si dispone di fianco al Goban per poter giocare, per cui lo si deve leggere in questa direzione qui, i numeri non si leggono benissimo e lui in sé è anche abbastanza basso, per cui se si hanno dei Goban alti tende un po' a scomparire dietro il Goban, lo si dovrebbe mettere un po' distante. Questo costringerebbe uno dei due giocatori, chi magari ha il braccio destro e riesce ad arrivare bene, però se anche l'altro giocatore è destro deve poi sporgersi tutto da quella parte lì per premerlo, per cui bisogna comunque tenerlo vicino. Ma essendo basso, io ho già fatto delle prove e utilizzo la stessa scatola sua in questo modo qui, mettendola una sopra l'altra e appoggiandola sopra in questo modo qui, si rialza un pochettino. Ripeto, non costa poi così tanto e può essere interessante per acquistarlo o per fare le partite a tempo con i vostri amici. Vi lascio in descrizione il link di Amazon dove potete trovarlo se desideraste comprarlo anche voi. Amazon non mi dà nulla per questa recensione, per cui è solo così un consiglio che voglio darvi se avete intenzione. Ripeto, è interessante perché la DGT è un'ottima azienda che fa orologi ben più complessi di questo, ma che costano tantissimo, mentre questo qui ha una cifra che si aggira tra i 25 e i 30 euro, poi dipende da come Amazon gira in quel momento lì, perché è abbastanza fluttuante, però insomma si può fare questo piccolo investimento. Grazie per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!